ingresso importante che rafforza il nostro gruppo alla Camera, perché è un parlamentare che è molto radicato sul territorio campano, quindi non è un parlamentare eletto così per caso perché era stato inserito in una lista, è un parlamentare che ha una storia anche familiare importante in Campania, una storia riformista, garantista, un radicamento, cioè non è una persona sola, non ha chiesto nulla, non cerca nulla, vuole soltanto fare politica sul territorio e in Parlamento, e sarà seguito da molti eletti nei territori della provincia di Napoli, quindi è una persona che ha grande seguito territoriale, per questo c'è stato un confronto anche con i nostri responsabili regionali e della città di Napoli, quindi è un ingresso importante, che non è un ingresso di un singolo deputato che non sapeva dove andare, è un parlamentare che sa cosa vuole, quali sono le battaglie che intende combattere, ma che ha anche un forte seguito territoriale. Insomma, se è una persona che può tranquillamente prendere molte preferenze, si cade, che ne so, al Parlamento europeo o alla regione, ecco, insomma, tanto per dire, è una parlamentare con dietro di sé un forte seguito. Ecco, questo, i napoletani e i campani lo sanno bene.